Salve ragazzi, io sono Miki e benvenuti in questo nuovo video di Sparking Zero. Quest'oggi completeremo tutti i tornei disponibili e sbloccheremo tanti nuovi personaggi, quindi questo video potete considerarlo una guida. Sarà il primo di una serie di video incredibili dove completiamo, ragazzi, tutti i tornei disponibili su Sparking Zero. Iniziamo subito quindi con il torneo mondiale di arti marziali, il torneo Tenkaichi. E ovviamente, ragazzi, io non potevo non scegliere Jack Chan. Purtroppo non abbiamo Goku ragazzo contro, ma quello lo sbloccheremo alla fine del torneo. Però prima dobbiamo vincere. I lottatori sono i tanti e il nostro primo scontro è contro Janemba, signori, ed è anche un gigante. Io ho paurissima. Vi ricordo che voi potete giocare questi tornei anche offline e ricevere comunque le ricompense. Come nell'anime, nel manga non è obbligatorio sconfiggere i nostri avversari, ma anche buttarli fuori dal ring. Peccato che Janemba già lo sta distruggendo, quindi aiuto. Devo stare molto molto attento. Intanto stiamo molto cauti. Partiamo subito con questa bella Kamehameha. Non perdiamo tempo, ma qui ci serve subito la massima potenza, perché siamo contro Janemba purtroppo e non siamo contro Goku ragazzo. Quindi direi di sì, darci da fare. Buttiamoci quest'altra Kamehameha. Perfetto, e non è caduto questo maledetto. Si mantiene ancora in aria. Intanto sta distruggendo tutto il ring, quindi dobbiamo stare molto attenti, perché qui rischiamo di cadere subitissimo. Cerchiamo di restare molto molto in alto e ricarichiamoci l'aura in alto. Perfetto. Ah, smetti con questi cerchiettini magici. Dai. No! Ok, si è buttato contro la nostra Kamehameha. Benissimo. Cerchiamo di avvicinarci, anche se io starei molto lontano, perché questo con un colpo ci può sbalzare via. Però li sta prendendo. Non è caduto. Come si è salvato? Maledetto! Ha creato una coltre di fumo immane. No, no, no. Aiuto, aiuto. Ok, tipo della modalità Sparking. Stiamo molto, molto attenti. Saliamo su, perché è molto, molto pericoloso. Cerchiamo di temporizzare, anche se lui ha più vita di noi. La smetti? Vuoi fare qualche mossa, qualcosa? Intanto la faccio io. Speriamoci un'altra Kamehameha. Lo becchiamo in faccia. Non cade, però, dal ring. Ricarichiamoci l'aura per entrare in modalità Sparking. Cosa sta facendo? No! No, signori! È finita per noi! Oh mio Dio, no, si è trasformato in Janemba. Gogeta, dove sei? Aiuto, pariamoci. È arrivato il momento di fare le cose serie. Speriamo quest'altra Kamehameha, che non va a segno, ovviamente. Ma cerchiamo di entrare in modalità Sparking. Però adesso è vulnerabile ai nostri attacchi, lo riusciamo a muovere. Attenzione, attenzione, bellissimo contrattacco. E ok, non gli diamo tregua, non dobbiamo dargli tregua. Vai. È andato fuori dal ring, signori. Da solo, ha fatto tutto da solo. Guardate qui, il ring è praticamente distrutto. Grande genio. Oh, dovrei chiamarti Jack Chan. Il prossimo scontro, ragazzi, è contro Freezer. Oh mio Dio, la vedo scura. Però non quanto combattere contro un gigante, che non si spostano facilmente e possono mandarci fuori con altrettanta facilità. Carichiamo subito l'aura, come fa anche il nostro avversario. Già ci attacca questo maledetto e ci ha colpito in piedi. Però la modalità Sparking possiamo attivarla. E allora, lo sapete una cosa? Intanto ci sta malmenando senza pietà. La Mafuba. Oh mio Dio. No, 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 no. Ci butta giù. Oh mio Dio, ok, recupera, sali in alto, mio Dio, è molto pericoloso. Attiviamo la Mafuba perché spedisce l'avversario in basso, quindi potrebbe mandarlo fuori dal ring. Proviamo. No, no, mi si è solo danneggiato tantissimo. E allora passiamo alla massima potenza. Cavolo, non è servito. È stata una mossa stupida da parte mia. Ma comunque Freezer non può resistere alla massima potenza del creatore dell'onda energetica. È andato fuori dal ring, signori. Questa è una tattica perfetta per vincere il torneo mondiale contro avversari potentissimi. Prossimo scontro con Jeet. Va bene, signori. L'importante, come ho già detto all'inizio, non è giocare per forza online, ma anche offline contro l'intelligenza artificiale per portarvi a casa il torneo. Quindi potete anche buttarli giù dal ring facilmente. Va benissimo uguale. Intanto Jeet è partito aggressivissimo. Attenzione, stiamo sul ring. Anche perché poi, ragazzi, ho provato online, ma è difficilissimo trovare delle partite personalizzate. Cioè bisogna aspettare molto tempo. Allora si fa molto meglio così. E si può anche aumentare la difficoltà degli A. Ci siamo trasformati, lo stiamo malmenando senza pietà. E attiviamo la sua suprema. Grandissimo genio.
distruggilo. Non credo che cadrà giù, però. Però comunque possiamo anche sconfiggerlo. L'abbiamo preso. E signori? C'è un'animazione specifica per il torneo mondiale. Scappano tutti. Non è rimasto nessuno. Distruggilo. Bene, così nessuno si fa male. È andato fuori invece. Siamo delle bestie, signori. E questo sì che significa essere scaltri, ecco. E usare il cervello. Vittoria. E con quest'ultima battaglia abbiamo vinto il torneo mondiale. E questo, ragazzi, è quello che vi uscirà alla fine del torneo. Grazie, presentatore. Ebbene, ecco qui. A parte ottenere un fottio di zeni, otterrete anche un bel achievement, ma soprattutto Goku ragazzo. Bene, ora passiamo al prossimo torneo. In ordine cronologico c'è il Cell Game. E guardate chi ho scelto, ovviamente Gohan, ragazzi. Gohan ragazzo. Il nostro primo avversario è proprio Vegeta. Partiamo subito aggressivissimi. Qui in questo tipo di torneo non è un problema uscire fuori dal ring. Anche perché poi nell'anime, nel manga, insomma, Cell annulla questa regola. Ma l'importante è sconfiggere l'avversario. Poi ogni torneo, ragazzi, ha dei parametri specifici, quali per esempio il recupero e altre cose, ma a noi non ci interessano. Noi comunque sconfiggeremo tutti. E Vegeta lo stiamo devastando. E possiamo anche trasformarci in Super Saiyan, giusto per far, insomma, dare un po' di spettacolo. Tanto sono scontri molto molto carini. Anche per questo non sono competitivi. Anche perché, ragazzi, veramente è difficile trovare una partita online. Ci vuole parecchio tempo. Anche perché non tutti fanno questi tornei, ma preferiscono fare le battaglie classificate oppure tornei modificati. Se scegli quelli di base trovi veramente poche persone. Intanto Vegeta l'abbiamo distrutto con una bella Kamehameha in faccia e siamo pronti per le semifinali. E vedete un pochino, Cell sta andando avanti. Signori, qui si prevede uno scontro finale epico. Cerchiamo però di vincere contro numero 13. Lui parte aggressivissimo, ma ci pariamo per fortuna. Tanto malmeniamolo senza pietà, visto che non può nulla contro Gohan, diciamoci la verità. Dai, Ok, pariamo tutti i suoi attacchi. Perfetto, andiamoci alle spalle. L'abbiamo distrutto. Possiamo ricaricarci l'aura e utilizzare questo attacco che lui non si può parare. Però ci viene subito alle spalle. Maledetto. Ok, però lo spediamo via. Lo continuiamo a picchiare malamente. E trasformiamoci in Super Saiyan di secondo livello, perché abbiamo abbastanza unità. Bellissima la trasformazione, ragazzi. Molto legata anche alla forma Beast. Ok, ci andiamo alle spalle. Distrutto. Possiamo utilizzare la Super Kamehameha, che purtroppo non va a segno. Il nostro nemico è lontanissimo. Raggiungiamolo e guardate quanti danni gli facciamo. Distrutto. Attiviamo la modalità Sparking. Vogliamo concluderla con una suprema. Che dite? Ce la faremo? Ok, forse sì. Sì. Perfetto, signori. Addio. Numero 13. Non l'abbiamo concluso con una suprema. L'importante è che abbiamo trionfato. Bene, è arrivato il momento di giocare la finale. Vedete contro chi siamo? Cell, forma perfetta, signori. Grandissimo, il gioco ci ha praticamente ricreato la scena dell'anime e manga. Abbiamo anche i dialoghi personalizzati. Grandissimo. Cell, tu non potrai nulla contro di me. Non mi fai paura. Tu hai osato maltrattare i nostri amici. Anche se parti aggressivissimo. Ci pariamo, ma comunque ci fa abbastanza danni. Allora cerchiamo di concluderla per bene. Quindi trasformiamoci piano piano e poi facciamo le supreme in maniera molto molto epica. Non credo che... Guardate quanta vita ci toglie Cell. Fortissimo. Guardate. Ci ha tolto già 2 barre di vita. Attenzione, dobbiamo stare molto attenti. Possiamo attivare la modalità Sparking. Intanto lui continua ad attaccarci. Possiamo attivare la suprema di Gohan ragazzo e facciamolo. Così almeno togliamo un po' di vita al nostro nemico. Beccato in pieno, perfetto.
non ha tolto molto, però. Cell, stai zitto, stai zitto, non puoi nulla contro di noi. Adesso noi usiamo il Masenko, ma non va a segno. Dobbiamo aspettare per trasformarci, così pareggiamo i nostri livelli di forza. Possiamo già diventare un Super Saiyan. E non aspettavo altro. Oh, perché non lo localizza più? Aiuto, spariamoci. Ok, perfetto. Oh, mamma mia, che scambio di colpi. Per fortuna abbiamo trionfato. Dai che tra un poco ci possiamo trasformare in Super Saiyan 2. Ed eccoci, Cell, per te è finita. Non so se si ricreerà proprio lo scontro tra le Kamehameha, però noi ci proviamo. Quindi aspettiamo di attivare la modalità Sparking e ti distruggiamo. A parte che lui con un pugno mi distrugge. Quindi intanto dimezziamogli un altro po' la vita e siamo pronti ad attivare la mossa conclusiva. Modalità Sparking, non puoi nulla contro di me. Spediamolo via, aiuto, no! Ci va alle spalle. Attiviamo comunque la Suprema. Tu comunque non la attiverai perché non sei modalità Sparking. Pronto, Gohan! L'abbiamo preso! Mamma mia, ragazzi, che figo! Distruggilo! Boh! Che figo, signori! Grande Gohan, grande Goku. E così abbiamo concluso anche il Cell Game. Per i prossimi tornei vi aspetto nel prossimo episodio. E alla fine, dopo aver vinto, otteniamo sempre tantissimi zeni, un achievement e, indovinate un po', Cell Junior. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi.